Una delle cose più importanti per la mobilità 2019-2020 è senz'altro la compilazione degli allegati alla domanda di trasferimento o di passaggio di ruolo o di cattedra. Tra l'altro, chi presenta più domande, cioè sia domanda di mobilità territoriale, sia domanda di mobilità professionale, può allegare una sola volta i documenti che si riferiscono alle autocertificazioni della stessa domanda di mobilità. Quali sono questi allegati? Innanzitutto c'è l'allegato D, che sarebbe l'allegato dell'anzianità del servizio. In questo allegato si compila tutta l'anzianità del servizio del docente, sia quello da titolare dell'attuale classe di concorso, sia quello da docente di ruolo ma in altro ruolo di appartenenza, sia il pre-ruolo, sia eventualmente i raddoppi di punteggio e anche il servizio svolto sul sostegno, sulla tipologia di posto. Poi c'è l'allegato F. L'allegato F è l'allegato riferito alla continuità del servizio nella sede di titolarità. L'allegato F serve anche ad altre due dichiarazioni, una per le graduatorie interne di istituto, anche quella della continuità nel comune di titolarità. E anche per chi è stato perdente posto nell'ultimo ottennio, la richiesta di rientro nella sede di precedente titolarità. Inoltre c'è l'autodichiarazione dei titoli culturali e delle esigenze di famiglia. E questo è un modello di autodichiarazione, e per cui è un'autocertificazione in cui si va a dichiarare il ricongiungimento, l'esistenza dei figli come esigenze di famiglia e poi come titoli culturali tutti i titoli, fatta eccezione del titolo di accesso, tutti i titoli aggiuntivi, una doppia laurea per esempio, i master o i corsi di perfezionamento oppure chi ha svolto un dottorato di ricerca, tanto per fare un esempio. Ecco, queste documentazioni vanno allegate alla domanda inserendoli nella sezione delle istanze online gestione degli allegati. Per terminare, inoltre, un ultimo allegato importante è quello delle precedenze, ai sensi dell'articolo 13 del contratto di mobilità. Per esempio, chi ha una precedenza 104, articolo 21 della 104, dunque una 104 su se stessi, deve certificare con una dichiarazione sostitutiva della legge 104. Tutta questa documentazione va allegata nelle istanze online alla sezione gestione allegati. Seguiteci ancora perché faremo approfondimenti su queste tematiche. Seguiteci sul nostro sito www.tecnicadellascuola.it, ma seguiteci anche nel nostro canale YouTube perché faremo altri video specifici sugli allegati e sulla gestione degli allegati.